Buongiorno, vi ricordate Enrico Bai, il simpatico artista che raffigurava i generali incollando stoffe, bottoni, passamanerie e medaglie? Bene, ho ritrovato un suo simpatico testo nella libreria. Impariamo la pittura, un libro dell'85, ancora molto attuale però in tante parti. Allora, lui era consapevole del fatto che non si possa insegnare la pittura in un libro. E lo uso un po' come pretesto per fare tante sue considerazioni, sempre piene di umorismo, e ho pensato di riproporvi alcune righe. Questo capitolo si intitola I vantaggi del dipingere. Il principio creativo dell'arte è il libero gioco della fantasia, gioco che il bambino possiede in altissimo grado e che la scolarizzazione prima e le convenzioni della società di mercato poi tenderanno a limitare, se non addirittura a cancellare completamente. Ristretti entro piccoli spazi, obbligati a passare parte della giornata nelle interminabili code del traffico cittadino e suburbano, condizionati a tal punto da non poter più rinunciare alla frustrazione dal traffico caotico, gli uomini passano anche i giorni festivi e del weekend in lunghe e interminabili code. Oppure, cavalcando una fragorosa motocicletta, diventano violenti e ritualizzano tale violenza allenandosi all'aggressione durante le adunate oceaniche allo stadio, ove, col pretesto di qualche errore arbitrale che ha impedito al loro eroe, costato una ventina di miliardi di segnare, fanno a botte e sfasciano tutto. Nel nostro attuale modello di sviluppo, comprendente tutti i sistemi di capitalismo, sia esso privato o pubblico o misto, l'oppressione è tale, a livello psicologico e creativo, che supera di gran lunga i sistemi repressivi e impositivi messi in atto dalle dittature. Infatti queste agiscono settorialmente e nei campi di salvaguardia del loro potere. L'oppressione del sistema consumistico creato dal capitalismo è invece totale e si esplica su ogni individuo da mattina a sera. L'industria fabbrica prodotti che ormai nel 90% dei casi non rispondono ad alcun bisogno vitale, ma solo a necessità indotte, cioè artificialmente procurate, quale quella di lavarsi i denti con fluoro plus almeno 3 volte al giorno, cambiando lo spazzolino a forma anatomica almeno ogni 2 mesi. Ne risulta che la droga, apparentemente combattuta, è favorita dal sistema, allo stesso modo per cui si fa un gran parlare di pace nel mondo, ma in effetti si proteggono le fabbriche di armi e si pensa solo a venderli, questi strumenti di morte, a piazzarli. A nostro giudizio, il mezzo più semplice, meno costoso, meno complicato, più immediato per isolarsi dal rumoroso contesto di un mondo inquinato, per contemplare, per evadere, per calmarsi i nervi, è proprio l'atto del dipingere. L'arte del dipingere è quindi la droga meno cara. È l'evasione che si compie non scappando, ma anzi contemplando e restando fermi. Arrivederci.